Ciao a tutti, a causa dell'arrivo di Cancelo ho visto alcuni tifosi juventini fare considerazioni del tipo: quindi, dato che è arrivato Cancelo, possiamo dire che De Sciglio ha fallito con la Juventus. No, e non tanto per l'amore incondizionato che ho per De Sciglio, perché De Sciglio è De Sciglio, ragazzi, ma perché le aspettative che la maggior parte dei tifosi juventini avevano nei confronti di De Sciglio, tutto sommato, sono state rispettate. Per carità, alcune erano talmente tanto tragiche che anche una prestazione decente nell'arco di tutta la stagione sarebbe bastata. Però sta di fatto che la maggior parte si sarebbe aspettato un terzino buono e assolutamente non in grado di rimpiazzare al meglio Dani Alves. Quindi la colpa, almeno secondo me, non è tanto di De Sciglio, ma più in questo caso della Juventus, che l'anno scorso ha provato a fare l'azzardo del secolo, anche perché comunque De Sciglio era stato comprato a una cifra più o meno attorno ai 12 milioni, quindi anche sotto l'aspetto economico le aspettative erano abbastanza moderate. Quindi secondo me la Juventus, dopo una stagione, ha capito di aver commesso una sorta di errore, se vogliamo chiamarlo così, perché quest'anno, per quanto riguarda il terzino destro, abbiamo dannatamente sofferto. O c'era De Sciglio o c'era Lichtsteiner, ma quella sicurezza non ce l'avevi. E hanno provato l'anno scorso a fare quell'azzardo: metti che, grazie ad Allegri, dato che è stato Allegri a lanciarlo nel Milan, questo qui arrivava a Torino e diventava il nuovo Maicon, bam, colpo del millennio. Mentre invece ha rispettato le aspettative: un terzino buono, magari ok, in miglioramento rispetto a quello che era al Milan, ma rimani comunque nel limbo, giocatore buono, giocatore bravino, ma meglio come riserva. E infatti secondo me Cancelo titolare, De Sciglio riserva, è ottimo. È vero che magari adesso all'inizio giocherà più De Sciglio, perché Cancelo, prima che venga messo come titolare, e a voglia, se giocherà titolare da novembre in poi, guarda, avremo già fatto un buon passo in avanti. E magari sarebbe opportuno che nell'arco di quei 2 mesi e mezzo Allegri insegni a Cancelo a difendere quantomeno in maniera decente, ecco, così, perché a livello difensivo non è che ti dia anche lui tutte queste sicurezze, però compensa sotto l'aspetto offensivo. Però ci tengo a ribadire che secondo me adesso tu lì sei a posto, perché come titolare hai, barra avrai da novembre in poi, un giocatore giovane, bravo, forte, che ha molti margini di miglioramento, ma allo stesso tempo, quando il titolare non ci sarà, o per infortuni, o per squalifica, o per semplice turnover, potrai contare su un giocatore che ha il suo secondo anno di Juventus. È un giocatore diverso anche sotto l'aspetto psicologico, secondo me, rispetto al giocatore che era al Milan, ed allo stesso tempo hai un'ottima riserva, perché quantomeno il De Sciglio della scorsa stagione alla Juventus io lo reputo come riserva un'ottima riserva, e quindi un ruolo su cui puoi contare abbastanza. Poi certo, magari anche loro faranno le loro partite, no, magari anche loro faranno i loro errori, però rispetto all'ultimo anno è perfetto. Prima avevi De Sciglio Lichtsteiner, adesso hai Cancelo De Sciglio, secondo me è stato fatto un netto passo in avanti. Il passo in avanti forse è stato fatto con un anno di ritardo, boh, può darsi, però la Juventus ha voluto azzardare assumendosi anche dei rischi abbastanza importanti. Tutto sommato ti è andata bene, perché sta di fatto che tu i tuoi obiettivi li hai raggiunti, però senza dubbio adesso è meglio. Fatemi magari sapere voi qui sotto con un commento il vostro pensiero a riguardo. Io vi mando un grosso abbraccio e, tanto per cambiare, fino alla fine, forza Juve!